Ok, allora, vediamo un po'. Allora, sì. Allora, andiamo su un nuovo paleo. Un attimo. Allora, andiamo in un ambiente di test. Ecco, questa è l'interfaccia del nuovo Paleo, è la pagina di accesso al sistema. È una prima osservazione che facciamo che l'interfaccia è diversa, anche se le funzioni sono rimaste essenzialmente le stesse, le modalità di lavorare sono simili, quindi non dovrete cambiare grosso modo modalità di lavoro perché le funzioni sono sostanzialmente le stesse, anche se la disposizione e l'interfaccia sono diverse. E un'altra cosa molto importante, il nuovo sistema è indipendente dal browser, quindi non siamo più vincolati in maniera negativa a Internet Explorer, ma possiamo usare qualsiasi browser tra i nuovi browser. Quindi, ad esempio, Internet Explorer non è un nuovo browser e non potremo più utilizzare Internet Explorer. Quindi un consiglio, se avete Internet Explorer impostato come browser predefinito, almeno relativamente all'attività di Palio, sarebbe bene impostare un altro browser come Firefox o Chrome. Quindi questa, accedendo al sistema, questa è la maschera di ingresso. E non esiste più Palio Smart Office che forse eravate abituati ad utilizzare, anche perché il nuovo Palio ha possibilità di essere smart già integrata nelle sue funzionalità. Quindi, ad esempio, potremmo desiderare di personalizzare l'interfaccia ed è possibile farlo andando a individuare, ad esempio, quali sono gli elementi che voglio vengano visualizzati, quali sono gli elementi che ritengo preferiti, quindi li evidenzio aggiungendo una stellina. Ho vari menu, quindi posso scegliere di mettere la stellina anche in qualche altro menu. Qua, ad esempio, ipotizziamo che ci interessi avere soltanto alcune funzioni smart come funzioni preferite, quindi disattivo eventuali stelline in altre sezioni, quindi lascio attive soltanto le funzioni di firma documenti, firma atti e da assegnare come funzioni preferite. Quindi attivando la modalità vedi solo preferiti, ecco, questa sarà la schermata che mi ritroverò entrando in Paleo, avendo quindi eliminato la visualizzazione di tutti quanti gli altri elementi. Il login, avete già visto, funziona come già funzionava prima, quindi con Cohesion. Quindi in automatico, se accediamo da una postazione di lavoro in rete interna, tramite Cohesion, quindi inserendo PIN, user ID, codice fiscale, PIN e password, se accediamo da altre postazioni non interne alla rete regionale. Il link è lo stesso sia che si acceda internamente che se si accede esternamente. E un'altra osservazione importante è, abbiamo detto, il sistema è indipendente dal browser e anche dal dispositivo con cui si accede. Quindi possiamo accedere anche con computer Apple, con Mac, e da tablet o anche eventualmente da cellulare, anche se ovviamente accedendo da cellulare le funzioni visualizzate saranno più complesse, ecco, sarà meno agevole, anche se abbiamo predisposto uno strumento che funziona principalmente sul cellulare, che vedremo tra poco. Ok, intanto allora, quindi questa è la maschera d'accesso. Adesso visualizziamo tutto. Andiamo a vedere come sono visualizzati i documenti. Quindi andiamo a vedere, adesso apro alcuni documenti che ho già caricato.
questa è la schermata con cui sono visualizzati i protocolli, ad esempio. E c'è qualcuno che mi sa che ha il microfono aperto, si sentono dei rumori di sottofondo. Allora, e quindi potrebbe disattivare il microfono. Non vedo io. Si sente qualche rumore di sottofondo. Ok, allora andiamo a vedere un altro documento. Anzi, andiamo direttamente, velocemente, a caricare un documento interno, che qualche volta può succedere anche a voi di farlo. Allora, quindi sono andato a sinistra, nel menu a sinistra verticale, anche questo è personalizzabile, anche qui ci sono delle stelline per poter impostare i preferiti. Quindi andiamo, cioè potremmo anche in questo caso scegliere di visualizzare anche nel menu verticale, laterale, soltanto i preferiti, andando qua in basso a sinistra. Adesso visualizzo tutto. E adesso proviamo a caricare come esempio un documento interno. Quindi clicco su Nuovo documento interno, qua a sinistra. E qua c'è un flusso guidato che mi invita a inserire prima il documento, prima di salvare la registrazione, documento o protocollo che sia. Quindi il caricamento è molto più agevole, posso direttamente cliccare nella sezione dedicata e andare a scegliere il mio documento. I formati consentiti sono sempre gli stessi. Ecco, quindi posso andare a procedere avanti e caricare gli allegati. Posso anche caricare più allegati contemporaneamente. Adesso carichiamo anche alcuni allegati significativi. Ecco, quindi posso caricare anche più allegati contemporaneamente. Poi procedo. Vado avanti sul pulsantino in basso a destra e ho la schermata con i dati principali della registrazione, documento interno o protocollo. Quindi scrivo l'oggetto del documento, in questo caso abbiamo a che fare con un documento interno. E salvo. Il documento è stato salvato con successo. Si tratta di un documento interno, appunto, e non di un protocollo, quindi l'identificativo, abbiamo un identificativo e non una segnatura completa che caratterizza i protocolli. Quindi qua ci limitiamo a avere l'identificativo, il numero, la data e la struttura dove è stato creato il documento. Un'importante novità, appunto, è la possibilità immediata di visualizzare anche nella schermata con i dati principali nella schermata 3 le anteprime dei vari documenti e un'altra cosa importante, abbiamo, che speriamo sia utile, abbiamo modo di visualizzare anche i file P7M senza necessità di doverli scaricare. Questo in effetti, questo allegato, il terzo allegato, il quarto documento in questo elenco di file. È un file P7M, un documento Word P7M, e come vedete è possibile già immediatamente all'interno di Paleo visualizzarne il contenuto senza doverlo scaricare. È anche possibile, molto importante, visualizzare informazioni sui firmatari, sulla validità della firma. Quindi se vado nella scheda dove è il documento, il file per cui vogliamo fare un controllo, in questo caso il file firmato è un allegato, quindi vado nella scheda 2 con i documenti allegati. Se si fosse trattato del documento principale, sarei andato nella scheda 1 e quindi posso cliccare sul documento firmato digitalmente. È un documento P7M, quindi normalmente avrei dovuto scaricarlo, no? Vedete qua in alto si tratta di un documento in Word in P7M. Invece riesco a visualizzare l'anteprima e riesco anche ad avere informazioni sulla firma. Questo è un documento che ho firmato
2012 e la firma è scaduta. Quindi avete modo di visualizzare sia i soggetti firmatari, Andrea Pacetti, che avere informazioni sulla validità della firma immediatamente, senza dover scaricare il file. E ciò vale sia per il P7M che per i PDF con firma interna, perché la validazione della firma viene fatta da un componente integrato in Palio che si connette a un server Aruba e demandiamo ad Aruba appunto la verifica della firma. L'anteprima dei documenti è affidata a un componente interno di Palio e quindi non viene demandata a programmi esterni come succedeva nella precedente versione di Palio. Quindi ad esempio la visualizzazione dell'anteprima dei PDF non è demandata da Acrobat, il programma che normalmente gestisce PDF, ma viene fatta da questo componente che consente anche di visualizzare l'anteprima di altri formati, ad esempio del formato Word, del formato TXT, del JPEG, mi sembra, non di tutti i formati comunque, quindi non sarà possibile avere l'anteprima per tutti i formati. Anzi, andiamo a visualizzare subito il caso, perché è una cosa che potrebbe essere frequente. Vado ad aggiungere un altro allegato, ad esempio, in Excel. Ecco, l'anteprima non mi consente di visualizzare il contenuto degli Excel, anche perché in effetti il file Excel è un file che potrebbe avere più schede in formato poi non A4 verticale, non facilmente visualizzabile, e in questo caso sarà necessario scaricare il file e demandare l'apertura a programmi esterni, ma questo succedeva già prima con l'altro Palio. In questo momento sto usando Chrome e Chrome mi gestisce lo scaricamento visualizzando un'iconcina in basso a sinistra. Altri browser potrebbero gestirla in modo diverso. Quindi il file è stato scaricato e quindi posso aprire il file e visualizzarlo esternamente comunque al sistema, appunto. Siamo riusciti a trovare un componente che gestisce l'anteprima per molti formati, ma ovviamente non sarebbe stato possibile per tutti. Quindi torno a sottolineare l'importanza di questo componente che consente di visualizzare in moltissimi casi l'anteprima e di avere informazioni anche sui firmatari e sulla validità delle firme. Ok, va bene. Un'altra funzione molto importante per tutti i dirigenti, soprattutto per voi dirigenti, è questa. È la funzione da assegnare. Allora, quindi ho cliccato sulla funzione da assegnare e questa è una funzione che era presente anche nell'altra versione di Palio. Non so se tutti ne erano al corrente, però appunto, come diceva Serena, è l'occasione per mostrarla anche adesso, per fare presente che esiste questa funzione, che si ritiene che sia molto utile e faciliti molto le attività di voi dirigenti. Appunto, nel mondo cartaceo, un protocollista, qualcuno portava al dirigente tutta la posta della giornata, tutto quello che era arrivato in giornata cartaceamente, in modo che il dirigente, visionando uno ad uno tutti i documenti, tipicamente poteva appuntare magari in un'altra matita il nome del funzionario responsabile cui fare l'assegnazione o della struttura o di un'altra struttura, di un'altra PF o servizio cui inoltrare il documento. Adesso avendo a che fare con documenti digitali, si potrebbe tradurre la cosa stampando i documenti e riportandoli al dirigente per fare le assegnazioni o le distribuzioni, lo smistamento, ma non è necessario perché tutte le comunicazioni che sono in ingresso a una data struttura sono visibili in questa funzione da assegnare. Cosa sono tutti i documenti in ingresso? Sono i protocolli in ingresso registrati nella struttura e
le comunicazioni, le registrazioni, protocolli ingresso e uscita, documenti interni, che altre strutture trasmettono a chiunque nella struttura data. Quindi in questo momento sto lavorando come funzionario della PF Sistemi Informativi, anzi andiamo a vestire i panni del dirigente. Allora, un attimo che si è. Allora, quindi supponiamo nell'ambiente di test io sono anche dirigente della PF Sistemi Informativi, entriamo nella funzione da assegnare e qui ci sono tutte quante le comunicazioni in ingresso alla mia struttura, la struttura in cui sto lavorando, di cui sono dirigente, appunto. Nel caso specifico la PF Sistemi Informativi e Telematici, qua sono in un ambiente di test che riflette l'ambiente reale di qualche anno fa, quando l'informatica si chiamava Sistemi Informativi e Telematici, ma ai fini dei test va benissimo anche così. Quindi qua ho tutti i documenti in ingresso alla mia struttura, quindi i protocolli appunto in ingresso direttamente fatti nell'informatica o altre registrazioni, protocolli ingresso, uscita, documenti interni, trasmessi da qualcuno alla PF Sistemi Informativi Telematici, alla mia PF, alla mia struttura, e posso, analogamente come si sarebbe fatto cartaceamente, quindi posso visualizzare il documento, quindi andando sull'icona dell'anteprima, leggo il mio documento o eventuali allegati se sono presenti, tramite sempre lo strumento d'anteprima, che come abbiamo detto non funziona con tutti i file, quindi in alcuni casi potrebbe essere necessario scaricare il file per visualizzarlo, quindi visualizza i documenti o anche subito informazioni sulla validità della firma e quindi mi rendo conto dello smistamento che va fatto su questo documento. Scusate, c'è qualcuno che ha il microfono attivo, chiedo di disattivarlo perché stiamo anche registrando. Grazie. Allora, quindi le note di assegnazione, invece di essere riportate sul documento cartaceo a matita in alto, possono essere riportate in questo campo, nota assegnazione. Quindi qua adesso potrei scrivere che va assegnato a Mario Rossi. Vado a visualizzare ad esempio un altro documento, quindi questo l'ho definito, vado a visualizzare un altro documento, questo invece mi rendo conto che va inoltrato a un'altra PF, va inoltrato all'Economato, faccio un esempio proprio casuale, quindi qua scrivo inoltrare Economato e quindi vado a visualizzare tutti i documenti, vedo l'anteprima, quindi, e posso riportare tra le note di assegnazione, questo va assegnato a Luigi Bianchi, posso riportare le indicazioni per lo smistamento nelle note assegnazione. Quindi, ad esempio, questo va assegnato a Luigi Bianchi e in visione a Mario Verdi. Quindi, fatti tutti gli appunti, andrò su Salva e una volta salvato, queste informazioni saranno visibili anche ai protocollisti che potranno effettuare le assegnazioni. Fatte le assegnazioni, questi documenti non saranno più visualizzati in questa sezione e quindi la posta è considerata smistata. Un'osservazione, questa pagina non viene aggiornata in tempo reale, ma dopo circa 15 minuti, quindi è possibile che anche fatta l'assegnazione non scompaia immediatamente dall'elenco, e quindi c'è un tempo di latenza che mi sembra sia intorno ai 15 minuti. Volendo, poi, se il dirigente vuole, potrebbe provvedere lui stesso a fare le assegnazioni, ma non è assolutamente indispensabile, andando su modello e
utilizzando uno dei modelli di trasmissione già presenti o che ha preparato lui o che sono stati preparati per la struttura. Ma questa è una funzione che non è indispensabile che i dirigenti usino. La cosa importante è che le indicazioni siano registrate nel campo nota assegnazione. Ok, quindi era molto importante farvi vedere questa funzione perché supponiamo che sia molto utile a velocizzare l'attività. Allora, un'altra funzione molto importante è ovviamente quella di firma. E non è cambiata molto rispetto a prima, quindi possiamo tornare nella home page, qua a sinistra la mia home page, e ho la sezione firma documenti o firma atti. Magari si tratta proprio delle sezioni che voglio vedere all'ingresso di Paleo, quando attivo Paleo, e quindi attivo la visualizzazione dei soli preferiti, no? E quindi, scusate un attimo, e quindi potrei chiedere di visualizzare soltanto quelle funzioni. Allora, scusate, ma l'ambiente di test è utilizzato appunto anche per fare dei test e qualche volta risponde così. Allora, è usato anche dai colleghi che fanno valutazioni su tecniche contemporaneamente. Va bene, quindi vado nella sezione firma documenti e ho l'elenco dei documenti che sono sottoposti alla mia attenzione per la firma, con indicazione anche del funzionario, del collega che mi ha inviato il documento. E a questa pagina riesco anche ad arrivare se seguendo il link delle trasmissioni Paleo, il link nella mail delle trasmissioni Paleo. Quindi se nelle mie mail ricevo una notifica, per la firma di un documento, posso cliccare sul link e si apre comunque la pagina con l'elenco dei documenti da firmare. Approfitto per una cosa, un'altra informazione forse utile. Io ho creato una regola in Outlook in modo che tutte le trasmissioni che ricevo da Paleo, cioè che hanno come emittente paleoregionemarche.it, siano automaticamente trasferite in una cartella a parte, diversa da quella della posta in arrivo, in modo da non crearmi confusione. Ecco, so che le trasmissioni di Paleo sono tutte quante in una cartella e quindi me le ritrovo qua, e perché mi dà fastidio trovarmele nella posta in arrivo. Quindi, come nota, probabilmente riceverete molte trasmissioni, e se vi capita che vi danno fastidio, che le trasmissioni Paleo vi infastidiscono, cioè vi dà fastidio trovarle nella sezione posta in arrivo del client di posta di Outlook, potete fare delle regole, ma la cosa non dipende da Paleo, ma dipende da Outlook, dallo strumento, dal client che utilizzate. Potete fare delle regole, attivare delle regole per lo smistamento in varie sottocartelle di Outlook in automatico. Io ad esempio appunto ho detto che tutto quello che arriva da paleoregionemarche.it viene messo in una cartella che ho chiamato trasmissioni, ma la cosa può essere raffinata ulteriormente, quindi potreste anche avere una cartella trasmissioni paleo e trasmissione alla firma, con dei criteri per cui tutto quello che arriva da Paleo Regina Marche e contiene la stringa nel corpo alla firma, deve andare in un'ulteriore cartella che si chiama trasmissione alla firma. Su questo vi potranno aiutare i referenti informatici della vostra struttura. Si tratta di strumenti di Outlook e non tanto di Paleo. E ovviamente se i referenti informatici per fare questo hanno bisogno di qualche supporto da parte di noi di Paleo, siamo disponibili, ecco, anche se poi questa configurazione andrebbe fatta da loro in ogni struttura autonomamente. Ok, quindi seguendo il link potrei atterrare comunque nella pagina con i documenti da firmare. E quindi qua ho un elenco di tutti quanti i documenti che sono sottoposti alla mia attenzione per la firma. E quindi posso, come succedeva anche prima, visualizzare l'anteprima per i vari documenti. Sono andato sulla lente in ingrandimento qua a destra.
Quindi visualizzo l'anteprima, anche qui potrei visualizzare informazioni sulla firma, qua non è filmato, quindi non ho nessuna informazione. Se fosse già filmato da qualcun altro il documento, appunto. Quindi visualizzo l'anteprima dei vari documenti e decido quale filmare. Quindi per adesso ne filmiamo soltanto uno, metto la spunta qua il secondo flag indica l'invio in automatico ai protocollisti. Qua c'è un piccolo asterisco qua sopra e l'asterisco viene riferito in un campo con una piccola leggenda in alto e quindi inserendo il flag, la cosa viene fatta in automatico, il secondo flag, c'è un inoltro automatico ai protocollisti che provvederanno poi eventualmente a concludere l'attività su quel documento, probabilmente con l'invio come protocollo in uscita via PEC. Quindi seleziono il mio documento e poi in fondo devo dichiarare di aver preso visione del contenuto dei documenti e posso procedere con la firma o con strumenti fisici come smart card o chiavetta USB. Quindi qua ho indicato smart card, ma si fa riferimento anche alla chiavetta USB, comunque a dispositivi fisici, o posso procedere con la firma remota. In questo caso adesso, ad esempio, andiamo con la firma remota. Andremo con la firma remota, quindi con OTP. Ricordiamo che lo vedremo anche tra poco, disponendo di un dispositivo fisico di firma, quindi da connettere al computer come smart card o chiavetta USB, dovrò utilizzare questa funzione, disponendo di una firma remota, per cui non è necessario connettere al dispositivo con cui sto firmando, non è necessario connettere nulla, potrò usare appunto firma remota. Tra poco vedremo Paleo Mobile che ci consente di firmare documenti anche ad esempio da cellulare o da tablet. Ovviamente sarà possibile farlo soltanto con firma remota, ad esempio su cellulare non riesco a utilizzare né una chiavetta USB né una smart card. Supponiamo appunto di filmare anche in questo caso, anche se potrei utilizzare chiavetta USB o smart card, anche in questo caso con firma remota. Quindi clicco su firma, avendo selezionato il documento. Ricordo che ho messo il flag su dichiaro di aver preso visione. Clicco su firma. Si apre la schermata per la firma remota che già avete visto nel precedente palio. Qua ho il mio generatore di on time password, ho il mio generatore di OTP, dove è stato generato l'OTP temporaneo e procedo con la firma. Inserisco l'OTP e procedo con la firma. Qua ho informazioni sull'avanzamento delle firme. In questo caso ho firmato soltanto un documento interno. Avrei potuto anche firmarne di più e qua avrei avuto uno stato, informazioni sull'avanzamento della firma. Se avessi firmato tre registrazioni, magari tre ID, avrei avuto 3 volte questo messaggino. Okay. Una volta firmato, l'elemento scompare dall'elenco degli elementi da firmare. Ecco, quindi abbiamo velocemente visto le modalità di ingresso al sistema, la personalizzazione, la visualizzazione dei documenti, delle anteprime, dei file caricati e la modalità di visualizzare la firma e la validità della firma, le funzioni di assegnazione e le funzioni di firma in maniera molto, molto veloce. Adesso volevo farvi vedere velocemente anche Paleo Mobile, che è uno strumento che ci consente, avendo un dispositivo di firma remota, di firmare anche con tablet o cellulare. Allora, il link è questo che vedete e comunque è stato messo anche nella chat, con i riferimenti anche per altro materiale informativo sul nuovo Paleo. Quindi digitando questo indirizzo sul vostro cellulare, quindi paleo.regione.marche.it/paleom2020r_marche,
atterrerete su questa pagina. Sarà necessario fare l'autenticazione con Cohesion, ovviamente su cellulare non sarà automatica, quindi dovrete digitare la vostra username, il PIN e la password di Cohesion. Quindi andando su Accedi, sarà l'autenticazione. Ecco, in questo caso l'autenticazione a dominio è fatta automaticamente. Quindi potrete selezionare il ruolo. Qua sono nell'ambiente reale e questo è il link reale. Quindi nell'ambiente reale ho inserito un documento per prova e quindi potrete anche in questo caso visualizzare l'anteprima del documento. In questo caso l'anteprima del documento non è demandata a uno strumento specifico, che difficilmente potrebbe funzionare su cellulare, quindi viene scaricato nelle modalità predisposte nel cellulare di ognuno di voi. Potrete scaricare il documento, visualizzarne l'anteprima, visualizzarlo, non l'anteprima, scusate, aprendolo con gli strumenti che avete sul cellulare e decidere se firmarlo oppure rifiutarlo. Ma avendo più documenti potete decidere di rifiutarne alcuni e firmarne altri mettendo selezionando la relativa icona e poi cliccando su firma R, firma remota. Qua ho anche un pulsante firma con smart card. Nel caso Paleo M fosse utilizzato su un computer, anche se non è indispensabile. Ovviamente su cellulare avrà senso usare soltanto la firma remota. Quindi cliccando su firma remota potrò, come abbiamo visto prima, inserire l'OTP e procedere con la firma, anche in questo caso. Una volta firmato, l'elenco degli elementi da firmare sarà spurgato della voce firmata, dell'elemento firmato. Ok, questi sono i principali aspetti che volevamo farvi vedere. A questo punto posso interrompere la registrazione.